Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi un video un po' particolare, sarà uno spacchettamento, però riguarda le figurine. Io sono un grande collezionista di figurine, ho un bel po' di album anche dei calciatori. Da un po' di anni ho smesso di fare l'album dei calciatori Panini, semplicemente solo per una questione anche economica, ve lo dico papale papale. Tra album e figurine, insomma, il costo viene fuori un bel costo, ecco. Allora, però, ho visto che è uscito questo album qua che adesso vi faccio vedere. Giro d'Italia, amore infinito. Io sono un grande appassionato di ciclismo e vi annuncio che farò degli speciali sul Giro d'Italia, quindi sono assolutamente contento. E ho preso, adesso lo faccio vedere, praticamente era torno, una confezione così, cioè. E ho trovato dentro l'album, 5 pacchetti di figurine che adesso andremo ad aprire e il contenitore esclusivo per le carte che ci sono dentro in ogni bustina. E cominciamo dunque adesso ad aprire la prima bustina di questo album. Chiaramente, ovviamente, è chiaro che apriamo, ma non sappiamo, cioè, nel senso, quasi tutte mancheranno, sarà difficile trovare delle doppie, però ecco, come carta c'è una bella, come si dice, sono le tappe, questa è una tappa, quindi. E come figurino ho trovato Onrad, Mattia Frapporti, Eugenio Alfaci, Rick Zabel, questo tra l'altro attenzione che qua stiamo parlando di un grandissimo corridore, e Chad Haga. Quindi prima bustina, chiaramente poi a me piace anche la Hall of Fame, parliamoci chiaro, piace la Hall of Fame, le tappe storiche, quelle sono le cose forse che amo veramente alla follia. Ok, poi qua abbiamo metà, allora un'altra tappa intanto. Quindi qua abbiamo un'altra tappa nelle carte, quindi due carte, due tappe. Ho metà Androni Giocattoli e metà Team Division Data, vedi, Team Division Data e Androni Giocattoli. Ah, mamma mia, tutte squadre, metà Movistar, mettiamole qua, metà Team Lotto e il logo praticamente del Giro d'Italia Hall of Fame. Insomma, questa comunque è una bella. Se andate a vedere su Fuori Rosa TV troverete anche, tra le altre cose, delle foto che io ho avuto la fortuna di andare a Novi Ligure al museo. Ho intenzione per il Giro d'Italia di fare un video, nel senso di mettere quelle foto che scattai quel giorno lì e farci un video raccolta, perché fu un'esperienza davvero bellissima. Ho trovato la bicicletta del Team Lotto come carta, quindi insomma, carte sicuramente buona. Jan Hirt, Jut Pools, Poles o Pols, non so come si pronuncia, Bellof, poi Kevin Rivera, e attenzione, questa è la figurina numero 2, proprio 2 totale, è lo stemma del Giro d'Italia di quest'anno, Giro 101, quindi carino anche questo. Apriamo anche questa, siamo alla penultima bustina. Adesso non è che ogni volta che prenderò le bustine farò spacchettamenti, però insomma. Altra bicicletta però della Trek Segafredo, quindi buono anche questo. Poi, mamma mia, Andrea Amador, questo è un buonissimo ciclista, mi piace anche. Edoardo Sepúlveda, argentino. Miguel Flores. Metà Androni Giocattoli, credo questa forse è doppia, non lo so, però controlleremo. E Bowen, non lo so, è canadese, quindi presumo sia Bowen. A volte alcuni purtroppo non li conosco bene, quindi non è che ho la pronuncia. Alcuni li conosco, altri un po' meno. Ho trovato una maglietta come. Ah, pensate, come bustino ho trovato la maglietta della Bahrain Merida. Insomma, quindi, insomma, ricordiamo che dovrebbe essere la squadra di Nibali, quindi, insomma. Positivo anche quello. Nibali non ci dovrebbe essere la bustina di Nibali. James Shaw, ecco, Bouvin, tornando al discorso di prima, questo è un doppio perché Bouvin l'ho già trovato. Ivan Sosa, Vincenzo Albanese e Christian Knis. Dunque, questo è il quanto, tra poco le andrò ad attaccare, ovviamente non vi faccio vedere che le attacco, le carte tra poco le metterò nel loro contenitore fatto apposta, pensate che si trovava solo in questo modo qua, perché se no non lo trovi in giro questo contenitore, lo trovi solo
in questo speciale non so neanche come montarlo, adesso ci perderò una giornata solo per montare il contenitore. Dunque questo è il quanto, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Chiaramente non lo farò tutte le volte che vado a prendere una bustina, non è che faccio lo spacchettamento, però magari quando ne prendo un po' in serie magari ci scatta un altro spacchettamento anche di bustine, che non fa mai male. Insomma, spero che piaccia a voi il ciclismo come piace a me, perché a me piace veramente tantissimo. Quindi adesso io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!